Non vi faccio alzare perché è un brano abbastanza lungo, non lo leggerò tutto, ma vi invito ad aprire la vostra bella Bibbia nel secondo libro dei Re, al capitolo 5. Iniziamo dal verso 1. Questo pensiero che il Signore mi fa girare nella testa da tutta la settimana. Mi sono svegliato anche la notte con queste cose nella testa. Ho detto, ma sarà che si dovrà parlare di questo allora? Iniziamo a leggere qualcosa dall'Antico Testamento, poi ad un certo punto vi chiederò di spostarvi in un brano che si trova nel Nuovo Testamento. Allora, qui si parla di Naaman. Naaman era un siro. Era capo di un esercito. Al verso 1 noi leggiamo che Naaman, capo dell'esercito del re di Siria, era un uomo tenuto in grande stima ed onore presso il suo signore, perché in mezzo di lui il Signore Dio aveva reso vittoriosa la Siria. Ma quest'uomo forte e coraggioso era lebbroso. Alcune bande di siri, in una delle loro incursioni, avevano portato prigioniera dal paese di Israele una ragazza che era passata al servizio della moglie di Naaman. La ragazza disse alla sua padrona: Oh, se il mio signore potesse presentarsi al profeta che sta a Samaria, egli lo libererebbe dalla sua lebbra. Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo: Quella ragazza del paese di Israele ha detto così e così. Il re di Siria gli disse: Ebbene, va. Io manderò una lettera al re di Israele. Egli dunque partì, prese con sé 10 talenti d'argento, 6.000 sicli d'oro e 10 cambi di vestiario, e portò al re di Israele la lettera che diceva: Quando questa lettera ti sarà giunta, saprai che ti mando Naaman, mio servitore, perché tu lo guarisca dalla sua lebbra. Appena il re di Israele lesse la lettera, si stracciò le vesti e disse: Ma sono io forse Dio? Con il potere di fare morire e vivere, che costui mi chieda di guarire un uomo dalla lebbra, è cosa certa, è evidente che egli cerca pretesti contro di me. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, udì che il re si era stracciato le vesti, gli mandò a dire: Perché ti sei stracciato le vesti? Quell'uomo venga pure da me e vedrà che c'è un profeta in Israele. Naaman dunque venne con i suoi cavalli e i suoi carri, e si fermò alla porta della casa di Eliseo, ed Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli: Va, lavati 7 volte nel Giordano, la tua carne tornerà sana e tu sarai puro. Ma Naaman si adirò e se ne andò, dicendo: Ecco, io pensavo, egli uscirà senza dubbio incontro a me, si fermerà là, invocherà il nome del Signore, del suo Dio, agiterà la mano sulla parte malata, guarirà il lebbroso. E i fiumi di Damasco, l'Abana e il Parpar, non sono forse migliori di tutte le acque di Israele? Non potrei lavarmi in quelli ed essere guarito? E voltatosi se ne andava infuriato. Ma i suoi servitori si avvicinarono a lui e gli dissero: Padre mio, ma se il profeta ti avesse ordinato una cosa difficile, tu non l'avresti fatta? Quanto più ora che egli ti ha detto lavati e sarai guarito. Allora egli scese e si tuffò 7 volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. E la sua carne tornò come la carne di un bambino. Egli era guarito. La storia va avanti e vi invito a leggerla comodamente a casa vostra. Allora, facciamo un attimo un quadro, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Innanzitutto, noi ci troviamo di fronte ad una persona affermata a livello sociale in un modo veramente molto importante. Qui si parla non di una persona mediocre, non di un soldato semplice, si parla dell'uomo al quale il re di Siria aveva affidato i destini di una nazione. Un combattente forte, valoroso, definito dalla Bibbia stessa coraggioso.
ed è probabile che le azioni e le medaglie che aveva sul petto erano veramente tante. Non soltanto il re si fidava di lui, ma anche la popolazione si fidava di lui. E i soldati a lui sottoposti stimavano e onoravano questo grande condottiero. Diciamo che dal punto di vista umano, di integrazione sociale, di posizionamento, come si direbbe oggi, non gli mancava assolutamente niente. Scopriamo poi che aveva anche una moglie molto devota, attenta ai suoi problemi. Vediamo che aveva servitù, quindi stava bene anche sotto il profilo economico. Era ben considerato dal re, la popolazione lo amava, l'esercito lo stimava, la moglie lo onorava, non gli mancava veramente niente, ma ad un certo punto, a rompere questo quadro idilliaco, questa posizione perfetta, arriva una parola lanciata, messa così, come se niente fosse. Ad un certo punto, mentre si dice che questo uomo era stimato dal re, amato da tutti, andava tutto assolutamente bene, c'è un ma, aveva la lebbra. La lebbra è una brutta malattia. Sono stato un paio di volte in India e mi ricordo in una certa occasione che visitai un centro, mi dissero che era il secondo centro più grande in Asia per la cura della lebbra, ed era un villaggio vero e proprio. Ad Amalapuram mi fecero visitare questo villaggio, c'erano strade, casette, prefabbricati e soprattutto una struttura centrale molto grande dove c'erano vari reparti. E il primario di questa struttura, il responsabile, mi fece fare una passeggiata. Ora, a sangue freddo vi posso dire che allora ne avrei fatto veramente volentieri a meno, perché non è stato un bel vedere, è stato molto brutto. È stato brutto vedere queste persone deformi, ma più che deformi, rosicchiate, senza arti, che giravano tra le vie, tra i palmizi di questo villaggio. E poi girando tra i reparti, insomma, vedevo persone a letto, persone allettate, anche bambini, e con un atteggiamento diverso. Quando mi avvicinavo ad un adulto, piangeva. Quando mi avvicinavo ad un bambino, diceva, sto bene, grazie signore. Io dicevo, a ci picchia. E vedere anche come aiutavano queste persone. Nel laboratorio dove venivano costruite le protesi, in mancanza di altro, venivano usati dei tubi idraulici per fare protesi per le gambe. Una grande creatività, una grande fantasia. Non voglio fare sensazione su di voi, ma una cosa che mi colpì molto fu quando il medico mi disse, volendomi spiegare un po' la dinamica di questa malattia, mi disse che è una malattia subdola. È subdola perché il lebbroso ad un certo punto non si accorge, non prova un dolore fisico e la cosa va avanti perché non ha dei segnali forti. Addirittura molti mendicanti, e ripeto, non voglio fare sensazione su di voi, ma la vita è questa, alcuni mendicanti perdevano gli arti perché dormendo per strada durante la notte alcuni animali, e loro si svegliavano la mattina dopo accorgendosi di quello che durante la notte era accaduto. Terribile. Ma la cosa ancora più grave fu quando il medico mi disse, lo sai, il vero problema è che molti non si vogliono fare curare, non riescono a capire che cosa sta succedendo. Con i bambini è un po' più facile, ma gli adulti dobbiamo letteralmente andare nei villaggi e caricarli a forza sulle nostre ambulanze e curarli, perché alcuni dicono che quello è il loro destino, altri dicono che è il loro karma, altri dicono no, non è niente, ce l'aveva anche mio padre, ce l'ha avuto mio nonno e ce l'ho anch'io, e sono superficiali nei confronti di questa malattia che può essere curata, ma viene affrontata in un modo assolutamente sbagliato. E questo uomo Naaman, ad un certo punto, ricco, famoso e potente, contrae questa malattia. Ma credete voi, anche se non è scritto qui, che non abbia cercato delle soluzioni, considerato soprattutto il suo stato sociale, ma non avrà cercato delle soluzioni verso i migliori medici,
Ma si sarà rivolto ad astrologi, si sarà rivolto a sapienti, avrà cercato a destra e a manca una soluzione per il suo problema. E fin tanto che la malattia non era evidente, forse avrà continuato a girare. Ad un certo punto era pure imbarazzante che un uomo del suo profilo girasse con quelle macchie sulla pelle. Nessuno riusciva a risolvere questo problema. Quando prende atto della sua condizione, tenta molto probabilmente di trovare una soluzione. Ma noi, analizzando bene questo testo, ci rendiamo conto che non riuscì a trovare una soluzione né attraverso i rapporti interpersonali a livello sociale. La religione era un adoratore del dio Rimmon. Il suo dio non aveva fatto assolutamente niente. Lui addirittura sosteneva il braccio del re quando entravano nel tempio del dio Rimmon. La presenza a questi culti, queste liturgie, non apportarono nessun beneficio. La sua condizione sociale fu inutile. La sua religione fu inutile. Forse la politica poteva dargli una mano. Il suo livello e le sue conoscenze, beh, lui tutto sommato conosceva il re. Ma il re, da buon politico, disse: ma certo, figlio mio, ma ci mancherebbe. Che cosa accade? Accade qualcosa di inaspettato. Ad un certo punto, la persona meno adeguata per risolvere il problema, non si trattava di un re, non si trattava di un ministro, non si trattava di nessuno in alta carica sociale, politica, religiosa, una semplice ragazza che probabilmente da bambina fu portata in questa terra, ad un certo punto, ricordandosi che nella sua terra, in Israele, c'era un uomo di Dio con la U maiuscola, disse: signora, posso dire una cosa? Vedo che il mio padrone ha questo problema. Ah, e gli sfugge quasi dalle labbra: se solo il mio signore potesse incontrare l'uomo di Dio che si trova nella mia terra. Come, come? Cosa hai detto? Ma dovevano essere arrivati alla frutta. Non avevano più nessuna ipotesi di soluzione. Il re non poteva aiutare. La religione era stata vana. Il suo stato sociale, il suo denaro erano stati totalmente, assolutamente inutili, al punto che la signora di casa presta orecchio all'ultima, alla serva, alla domestica, ad una bambina rapita, che poi si è conformata con questa cultura e magari si è pure affezionata alla sua padrona, al suo padrone, tanto da dire: ah, se solo questo uomo potesse andare nella mia terra. Quando ero bambina sentivo parlare di questo uomo, grandi cose, grandi miracoli venivano fatti nel nome dell'Eterno degli Eserciti. Ripeti? La moglie prese questa informazione e andò dal generale, andò da suo marito. Questa donna disse: ma lo sai che cosa ha detto quella ragazzina? Chi? Dice che nella sua terra c'è un uomo in grado di risolvere il tuo problema. E allora, senza esitare, lui che cosa fa? Lui che aveva dei sottoposti, a sua volta si rivolge a colui al quale era sottoposto, va dal suo re. E di qui vediamo tutta la strategia politica. Il re poteva fare qualcosa? Assolutamente niente. Era un uomo potente, ma era incapace, impotente, al punto che disse: come? C'è qualcuno in grado di aiutarti? Benissimo, vai. Se poi guarisci, non lo so. Se ottieni soluzioni, non lo so. Rimane comunque il fatto che si vide in quell'occasione un classico scaricabarile. Un uomo politico si rivolge ad un altro uomo politico, un re della terra si rivolge ad un altro re, dicendo: guarda, io ti sto mandando un mio generale. Fra parentesi, erano nemici storici. Nemici storici. Sappi che io ti sto mandando un mio generale, uno di quelli che praticamente ha conquistato i tuoi territori, un nemico giurato, che è malato di lebbra. Curalo! Ma che richiesta è questa? Dice il re di Israele. Ecco, lo sapevo. Questo ce l'ha ancora con me. Ma chi sono io, Dio? Quando io non risolverò il problema, questo si alzerà e dirà: hai trattato male il mio generale. Questa è un'occasione di litigio, di guerra. Fece così eco questo fatto che arrivò agli orecchi di Eliseo. Eliseo sentì questa cosa e disse: stai tranquillo, non ti preoccupare.
di a quell'uomo che venga da me, così vedrà che in questa terra esiste veramente un uomo di Dio. E allora il re di Israele si calmò, perché si era stracciato le vesti, cioè era fuori di sé, era fortemente preoccupato. La famiglia non ce l'aveva fatta, il denaro non ce l'aveva fatto, la politica non ce l'aveva fatto, la religione non ce l'aveva fatta, è rimasta soltanto una bambina che in un modo assolutamente inaspettato dice: forse c'è una soluzione, andiamo in una terra straniera, andiamo dal nemico, andiamo dove non saremmo mai andati. Questo dimostra e sottolinea la fragilità di questo uomo, la disperazione di questo uomo, disposto in qualche modo ad umiliarsi. Ed era un'umiliazione ben evidente. Difatti, ad un certo punto, la tensione che si era caricata su quest'uomo, l'umiliazione e tutti questi passaggi che non avrebbe mai voluto e mai pensato di fare, sono talmente pesanti su di lui che perde la pazienza. Quando, presentandosi con i suoi carri, con le sue onorificenze, con i suoi cavalli e con tutto il suo seguito e con tutto il denaro e con tutto quello che ostentava, non viene neanche ricevuto dal profeta. Non viene ricevuto. È arrivato il grande generale Naaman. Eliseo dice al suo servo: chi c'è? È Naaman, il grande. Carri, cavalli, monete d'oro, argento, sicli. Ah sì sì, ah, va bene, fa una cosa, digli che si faccia un bagno e poi guarisce. Perché più o meno curano queste le cose. Ma quando Naaman sentì questa cosa, si infuriò. E adesso basta. Ma io sono il generale Naaman. Vedete, Naaman non aveva capito un linguaggio, ed è quello che io voglio sottolineare in questo messaggio. Non aveva capito il linguaggio delle cose spirituali. Naaman si conformava ad un linguaggio terreno, carnale, secolare. Naaman si conformava ad un protocollo, a delle cose che avevano una logica secondo un profilo umano, ma da un punto di vista divino, e Eliseo, essendo uomo di Dio, ragionava in questo modo. Il linguaggio non era in sintonia con il suo. Non credo che Eliseo volesse mancare di rispetto a questo uomo, e che stava parlando un'altra lingua, stava utilizzando un'altra metodologia, viveva in un'altra dimensione, era in rapporto con Dio e stava comunicando a quell'uomo cose da parte di Dio. Ma quell'atteggiamento, quel trattamento servì a sbloccare e a far capire a Naaman che ci sono anche altre prospettive, altri modi di vedere, altri modi di affrontare la vita. Uomo potente, uomo forte, uomo coraggioso, uomo ricco, uomo stimato, in poche parole ti stai rendendo conto che non sei nessuno, non sei niente. È bastata una macchia sulla tua pelle per farti diventare un essere assolutamente inutile, con tutto rispetto per la tua carriera e per tutto quello che rappresenti. Avrai anche condotto grandi armate, avrai ottenuto enormi vittorie, ma di fronte a questo problema che non sei in grado di risolvere, se vuoi la soluzione, devi entrare in una dimensione, iniziare a tradurre un linguaggio che non ti è proprio, non il linguaggio delle cose degli uomini, perché nella famiglia, nei soldi, nella politica, nella religione, niente ti ha aiutato. Quel linguaggio carnale, terreno e secolare non è stata la soluzione del tuo problema. Ti devi conformare ad un altro stile, ad un altro linguaggio, a qualcosa che forse non hai mai capito. Ma per farlo ti devi abbassare, ti devi umiliare, devi riconoscere che in questo momento non sei più tu che comandi. Non è facile. Tanto che si arrabbia e dice: non sono mai stato, praticamente dice, nessuno mi ha mai trattato, ma avete capito chi sono io? Sono Nama. Forse anche il servitore era imbarazzato. Questo prende e se ne va infuriato. Ma non c'erano altri fiumi dove mi potevo... Ma dovevo venire proprio nei fiumi di Israele? Ma c'è molto di meglio in Siria. E inizia a dire delle cose, a vaneggiare. Grazie a Dio, delle persone vicino a lui gli dicono: ma padre mio, ma scusa un attimo, ma se t'avesse detto di fare delle cose complicate, le avresti fatte?
Difatti, ma sì, ma aspettavo che usciva, muoveva la mano, faceva la liturgia con il turibolo, magari un po' di incenso e chissà quali altri sortilegi o quali magie, perché era quello il suo linguaggio. Era quello il suo modo di vedere, di interpretare e risolvere i problemi della vita. La strategia di guerra, come ci dobbiamo muovere, spostiamo i blocchi, facciamo qualcosa. Non può essere tutto così semplice. Qui si parla di lebbra, signori. Sto morendo. E quello mi dice che mi devo immergere, ma neanche una volta, 7 volte in un fiume che non mi piace neanche. Fallo, che cosa ti costa? Fallo. E lo feci. Entrò in questo fiume e iniziò ad immergersi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte. E la 7ª volta non è una favola, questa è verità, questa è parola di Dio. Per la mano di Dio, per la guarigione dell'Onnipotente, Naaman uscì e non aveva più la lebbra. La sua pelle viene descritta come quella di un bambino appena nato. E lo vedete lo stupore di quest'uomo, il quale esce per la 7ª volta e non c'è più niente. Inizia a rallegrarsi e probabilmente tutti erano felici, te l'avevamo detto, hai visto? E allora vediamo in Naaman un atteggiamento diverso. Qui inizia a dire: ma allora le cose si possono ottenere anche in modi diversi. Allora c'è un'altra legge, ci sono altre dinamiche, c'è qualcosa che non conoscevo e oggi in qualche modo ho conosciuto. Ho conosciuto che riconoscendo la mia condizione, umiliandomi e facendo qualcosa che francamente non capisco, non capisco perché non fa parte del mio background, della mia cultura, del mio stato sociale, perché non ho l'intelligenza per capire questa cosa, ma adeguandomi ho ottenuto un risultato. Quello che non ero riuscito ad ottenere con le forme convenzionali, in un attimo io l'ho ottenuto. E allora, in quel momento, di fronte a questo riconoscimento, di fronte all'umiliazione, Eliseo lo accoglie. Dice: bene, hai visto? Non era una cosa così complicata. Dovevi semplicemente immergerti e Dio ti ha guarito. Naaman era così riconoscente che voleva coprire d'oro Eliseo, il quale naturalmente disse: non me ne importa niente, tieni il tuo denaro, fai quello che ti pare. Non è questo che mi gratifica. Mi gratifica vedere che hai cambiato punto di vista. Hai cambiato punto di vista. Difatti lui dice: io riconosco che non c'è altro Dio che l'Iddio di Israele. Era cambiato? Decisamente. Io riconosco, e non soltanto riconosce, ma fa un patto, prende un impegno. Dice: da questo momento in poi io adorerò solo il Dio di Israele. Sì, continuerò a essere generale, dovrò continuare ad accompagnare il mio re quando vada a Rimmon, ma non me ne importa proprio niente, il mio cuore adesso si rivolge al Dio di Israele. Eliseo gli dice: vai in pace. E in quel vai in pace vuol dire: hai capito finalmente come funzionano le cose di Dio, hai preso atto. Vedete, questa storia, la storia di Naaman, che sembra così antica, perché lo è in effetti, sono passati migliaia di anni, è in realtà la raffigurazione perfetta, l'esempio calzante dell'uomo contemporaneo, l'uomo medio, l'essere umano di tutti i giorni, il quale vive in una condizione illusoria pur essendo separato da Dio. Ora, voi tenete in considerazione che quando il Signore creò l'uomo, quando Dio creò l'uomo, il rapporto era così profondo e così intimo che si capivano l'uno con l'altro. È bello pensare che Dio capiva l'uomo e l'uomo capiva Dio, ma in seguito alla caduta Dio ha continuato a capire l'uomo, ma l'uomo ha smesso di capire le cose di Dio. Due linguaggi diversi. È maturata un'altra concezione, un altro modo di gestire la vita. Mentre prima l'uomo camminava con Dio, parlava con Dio, pensava con Dio, progettava con Dio e il progetto di Dio si attuava nella sua vita, in seguito alla caduta è accaduto quello che l'Apostolo Paolo chiama intelligenza ottenebrata. Ottenebrata. Si parla di intelligenza, ma quando, se noi volessimo dare un titolo a questo messaggio, mi piacerebbe chiamarlo una brava persona.
una brava persona. Naaman, tutto sommato, era una brava persona, ma non si trovava nella posizione giusta per ottenere da Dio. Ha dovuto fare qualcosa. Ha dovuto riconoscere che non era nessuno davanti a Dio, i suoi titoli e le sue medaglie, i suoi valori non erano nulla. Ha dovuto riconoscere che la sua malattia era grave e ha dovuto fare qualcosa che non era conforme al suo punto di vista. Ha dovuto umiliarsi, ha dovuto fare il bagnetto come un bambino per 7 volte e ha ottenuto qualcosa. Un bravo uomo davanti a tutti, ma i parametri di Dio non sono i parametri degli uomini. Io sono sicuro che tu conosci delle persone, io personalmente conosco delle persone che ai tuoi occhi sono brave. La classica brava persona, non fa male a nessuno, lavora onestamente. Ma questa sera nella maturità vogliamo affrontare un argomento che trascende tutto questo, che va al di là di tutto questo. Questa sera noi vogliamo considerare un fatto, ma che cosa significa per il Signore essere delle brave persone? Sono sufficienti le buone opere? È sufficiente la ripetizione di qualche preghiera? È sufficiente la frequentazione ad un culto? Tutto questo fa di te una buona persona? Secondo il linguaggio di un protocollo sociale, una convenzione sociale, probabilmente sì. Ma non fa di me e di te una brava persona. Ci sono delle condizioni che sono generate da una mancanza di conoscenza. Attenzione, quando io parlo di intelligenza non mi riferisco ad un'intelligenza secolare. Ci sono delle persone che hanno sviluppato un'enorme intelligenza, sono eccezionali nell'arte, nella comunicazione, nella scienza, nella matematica, in tante discipline eccellono. Sono eccellenti. Ma quando ci si avvicina, difatti a volte io penso, ma quanto è intelligente quest'uomo? Ma quanto è intelligente questo astrofisico? Ma quante cose deve avere capito quell'astronomo? Ma quel biologo che studia il principio della vita, che ha capito i meccanismi della vita, è un uomo assolutamente intelligente. Ma è possibile mai che non faccia 1+1 e capisca che c'è qualcuno, una persona che ha una mente sovrana, che ha diretto e coordinato tutte queste cose? Vedete, è proprio questo. Si tratta di due intelligenze completamente diverse. Una cosa è avere un'intelligenza umana. A causa della caduta è avvenuto un grande guaio, quello che potremmo definire irreparabile, anche se poi ha trovato una soluzione. A causa della caduta l'uomo ha iniziato ad ottenebrarsi e ad allontanarsi da Dio e a vivere la propria vita, le proprie esperienze, cercando di risolvere tutto questo con le proprie capacità. Nel momento in cui l'uomo ha iniziato ad allontanarsi da Dio, ha sviluppato un'intelligenza secolare, ma è diminuito nella conoscenza spirituale. Che cosa significa avere una conoscenza secolare? Significa risolvere molti problemi, essere un buon generale di esercito, vincere molte battaglie. Ma ad un certo punto una macchiolina è apparsa sulla pelle di questo uomo, qualcosa che non era più in grado di gestire. Lo sapete che nella parola di Dio la Bibbia è paragonata figurativamente al peccato. Quando un lebbroso si avvicinava al campo di Israele, doveva avvisare e doveva gridare più volte lui stesso: impuro, impuro. E le persone prendevano distanze da lui. Nessuno si poteva avvicinare ad un impuro. Al punto che la Bibbia, a causa di questa separazione tra il puro e l'impuro, classifica la lebbra figurativamente come il peccato, ovvero la separazione che c'è fra Dio e l'uomo. Non ti puoi avvicinare a me, perché tu sei un impuro, io sono puro. Non possiamo più camminare nel giardino insieme, perché anche se camminiamo insieme, diciamo due cose completamente diverse. Io ho un grandissimo amico d'infanzia, una persona che ho amato e amo profondamente, abbiamo giocato insieme. Ma mi sono accorto ultimamente, quando lo incontro,
che siamo su due universi completamente differenti. Non c'è più niente da dire. Non riesco più a trasmettere le cose. Non c'è più compatibilità. Abbiamo interessi diversi, parliamo di cose diverse, ragioniamo in un modo diverso. E quando io gli parlo delle cose di Dio, mi rispetta, perché c'è un sentimento, ci vogliamo bene come amici. Però mi rendo conto che le cose gli rimbalzano completamente. Ora, la mancanza di conoscenza spirituale, essere ottenebrati spiritualmente, determina esattamente questa cosa. Primo, l'uomo che non ha un'intelligenza spirituale a causa della caduta non ha conoscenza di Dio. E attenzione, non vuole averne. Non vuole averne. Trova morboso l'attaccamento di alcuni cristiani quali parlano sempre di Dio. E non conoscendo Dio, a catena si generano altri problemi. Non conoscendo Dio, non si riconosce che Dio ha un progetto per te, e la progettualità di Dio, non potendosi attuare nella tua vita, fa muovere altre dinamiche, i tuoi progetti. Che non è detto che siano completamente sbagliati, perché tu sei una brava persona, ma non sono adeguati a quello che Dio ha pensato per te. Quando eri nel grembo di tua madre, i miei occhi erano su di te. Quando ti stavi formando, i miei occhi erano su di te. Gli occhi di Dio sono sempre stati su di te. Ti ha sempre seguito, amato, ricercato. Ed è questo poi l'elemento determinante che cambierà tutta la storia. Perché grazie a Dio c'è una soluzione. Ma la mancanza di conoscenza determina il non conoscere Dio. E il non conoscere Dio causa un altro problema. Non soltanto l'uomo tenebrato non riesce a capire Dio e non ne vuole sapere, ma la cosa incredibile è che non conosce neanche se stesso. Quando io parlo ad una persona che non conosce Dio, io sento dei ragionamenti del genere. Un signore mi disse, io con orgoglio disse, io sono un mammifero, io sono un animale evoluto. Dico, non ti chiedo di che razza animale sei, perché inizia ad avere qualche sospetto. E questi personaggi si vantano, io sono un animale che attraverso un processo evolutivo è diventato quel che è diventato. Quindi non soltanto si dichiarano animali, ma sono orgogliosi di esserlo, contenti loro. Io in questa comunità ho già detto questa cosa, ma ci sta proprio bene. Una maestra disse ai bambini, noi siamo parenti delle scimmie. E una bambina che conosceva Gesù, disse, maestra, sono d'accordo con te, tu sicuramente derivi da una scimmia. Ma a me mi ha fatto Gesù. Due tipi di intelligenze. Non aveva importanza se fosse una donna con più di 40 anni e la bambina ne avesse solo 7. Non è l'età biologica. È che nell'una c'era un'intelligenza secolare, nell'altra c'era un'intelligenza spirituale. La caduta, l'allontanamento, la separazione, la lebbra, l'impurità ha separato Dio dall'uomo e i due hanno camminato in un modo diverso. La cosa bella è che mentre l'uomo ha smesso di interessarsi di Dio, Dio ha continuato bramosamente a interessarsi della sua creatura. Dio non ti molla, non ti vuole perdere. Ha fatto e continuerà a fare di tutto perché il figlio ritrovi comunione con il suo padre. Ma quando tu all'uomo della strada, all'uomo medio, dici queste cose, si mette a ridere. D'altronde è più facile essere un animale, perché un animale non deve rendere conto a nessuno, mentre un essere spirituale deve rendere conto a colui che lo ha reso tale, a colui che ti ha dato dei doni, una capacità intellettiva, una sapienza, la capacità di distinguere il bene dal male, la capacità di percepire il sensibile e l'invisibile, cosa che un gatto non può fare. Il gatto ha altri doni, percepisce il pericolo nel buio, ma il Signore ha dato all'uomo, avendolo fatto a sua immagine, secondo un progetto iniziale, delle capacità che nessun altro in tutto l'universo ha.
io e te siamo stati fatti a immagine di Dio. E c'è quindi un'intelligenza primordiale, c'è una formazione dell'uomo, dell'essere umano, che Dio vuole riportare all'origine. Ma per fare questo, ogni tanto, concedetemi il termine un po' forte, il Signore fa apparire qualche macchia sulla tua pelle. Crea delle circostanze, delle situazioni dove i soldi, la cultura, la tua classe sociale, nemmeno la famiglia, nessuno ti può aiutare. Un vuoto a forma di Dio, che gli uomini cercano di riempire, ma non ci riescono. La caduta ha creato intelligenza spirituale cieca. Lo stesso Gesù in Luca dice: credono di vedere ma non vedono, sono ciechi e guide di ciechi. E non capire le cose di Dio non dà pace. Difatti in Isaia, se non sbaglio, al capitolo 57 è scritto: l'empio non ha pace, non ha pace. La mancanza di conoscenza di Dio fa sì che tu non abbia conoscenza di te stesso, non capisci in realtà chi puoi essere, chi puoi diventare. Non sei un animale, non sei una bestia, non sei il parente di un orangotango, sei un uomo, un essere umano, creato maschio, creato femmina, a immagine di Dio. E non credere questo significa disonorare il progetto di Dio, impedire che Dio realizzi la sua volontà nella tua vita, che è una bella volontà. Non conoscere Dio, non conoscere se stessi, equivale a non avere neanche la capacità di riconoscere qual è la soluzione, perché c'è una soluzione. E questa posizione così inadeguata addirittura non ti fa conoscere la vera felicità. Nel mondo ci sono dei produttori di felicità edulcorata. Voi sapete, la mia testimonianza è una testimonianza che mi ha preso nei primi anni della mia fede nel mondo dello spettacolo. Io ho lavorato nello show business ed era un mondo di cartone dove le persone facevano finta di divertirsi. Io potevo avere tutti i guai in famiglia, ma quando il direttore di scena mi chiamava dovevo ridere, dovevo salire sul palco e le persone dicevano: come felice, come vorrei essere come lui. In realtà poi avevo il pianto nel cuore. Era finto, tutto assolutamente finto. La prima volta che entrai in Cinecittà fui così meravigliato da una scenografia. Era un villaggio meraviglioso e dissi: quanto è bello questo palazzo, apro la porta e dietro c'era un prato. Era finto, sorretto da tubi. Questa condizione mette le persone alla ricerca di una perenne felicità. Si riempiono continuamente per distrarsi, per anestetizzare un dolore, perché l'uomo senza Dio soffre, soffre. Forse senti quel disagio, quel senso di inadeguatezza, quella sensazione di tristezza, quel non sentirti mai appagato, eppure c'è un lavoro, c'è una famiglia, sono una persona rispettabile, ma stai ragionando con una mente carnale. Non che quello che stai facendo è sbagliato, ma non rientra nei parametri comportamentali di Dio per far sì che tu sia un giusto davanti ai suoi occhi. E l'unico modo per essere giusto davanti a Dio è riconoscere che sei separato da Lui. Non c'è un giusto, nemmeno un giusto su tutta la terra. Non montiamoci la testa. E se hai ricevuto dei doni, se hai delle capacità e se hai un talento, tutto viene da Dio e a Lui ritorna. Oh Naaman, non hai risolto il tuo problema? Che sarà di te? Sarai storpio in un letto. E nel giro di pochi anni si dimenticheranno di te, delle tue grandi imprese, delle tue prodezze, dei territori che hai conquistato. Diventerai un vapore che si dissolverà nell'aria. E quanti grandi della terra sono spariti e nessuno pensa più a loro. Che ne è dell'uomo? Vuoi avere un destino? Vuoi avere un futuro? Benissimo. Riconosci, scusa se te lo dico in un modo diretto, non è offensivo, riconosci che non sei niente. E riconosci che tutto quello che hai, lo hai perché lo hai ricevuto da Dio. Puoi anche essere
puoi anche essere ben confezionato, puoi anche avere un bel fiocco sulla testa, ma è il contenuto quello che conta. Perché Dio non si fa ingannare dalle apparenze esterne, il Signore guarda il cuore. Una volta mi portarono delle care persone un regalo, un bel regalo, dissero siamo venuti a trovarvi, e mettono sulla tavola un pacchetto ben confezionato. E noi ho detto, ma no, ma che bello, ma grazie, oh che bello. E loro negli occhi fremevano, no? Perché dicevano, adesso lo apre e vedrà questa cosa. E quando si aprì il pacchetto era una ceramica, una bellissima ceramica, che si era rotta. Ora, la delusione, non tanto nei miei occhi, ma negli occhi di queste persone, è stata imbarazzante. È stato veramente imbarazzante, perché loro già dicevano, ah, adesso sicuramente diranno, che bel regalo, che cosa preziosa ci avete portato. È stato imbarazzante, ma no, amore, c'è un po' di colla, adesso lo risolviamo il problema, adesso lo incolliamo. Le soluzioni umane, ragazzi, era rotto, non c'è niente da fare. Ci sarà un giorno in cui ognuno di noi sarà scartato. Tutti gli imbellimenti umani, tutte le strategie per sembrare belli, forti e intelligenti, alla luce di Dio, saranno vanificati. E allora, scartandoti, rivelando il tuo essere, scoprendo che non sei un animale ma un'anima vivente, con una responsabilità davanti a colui che ti ha reso tale, si vedrà se sei a pezzi oppure se è stato ricostruito, perché c'è una via di uscita. C'è una via di uscita. L'Apostolo Paolo, uomo intelligente, uomo saggio, frequentatore del Sinedrio, lettore di filosofi, una persona capacissima, conosceva più lingue, era un letterato, stimatissimo, convinto di servire il Signore, ad un certo punto lo dice in un modo molto chiaro. Tutte queste cose, le cose che io pensavo fossero importanti, sono immondizia. Guardate, andiamo verso la conclusione. In Romani, qui Paolo dice delle cose al capitolo 3, al verso 10, è proprio Paolo che dice quello che io prima ho citato. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Ma io, quella persona che ha fatto, attenzione, l'uomo che ha un'intelligenza ottenebrata si muove per il proprio beneficio e per la propria gloria, e se fa del bene lo fa pensando soprattutto a se stesso. Sì, sicuramente va di beneficio anche agli altri, ma l'uomo di Dio si muove per dare gloria a Dio. L'uomo di Dio fa gli interessi di Dio, sia quando prega, sia quando offre, sia quando si dispone per fare anche attività di carattere umanitario. La cosa importante è che il nome di Dio sia innalzato. Ma quanti mecenati, quanti benefattori fanno il possibile perché si sappia il bene che hanno fatto? Non c'è neanche un giusto, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Queste sono parole molto gravi, sono parole molto pesanti. Lo stesso Paolo si mette in una posizione molto difficile, perché lo stesso Paolo, essendo uomo di Dio, ad un certo punto dice, misero me infelice, chi mi salverà da questa condizione, chi mi salverà da questo corpo di morte? Ma grazie siano rese a Dio per il suo figlio Gesù Cristo. E qui iniziamo a vedere in questo tunnel nero un raggio di luce. Iniziamo a vedere una bambina che va dalla padrona di casa e dice, lascia perdere, c'è una soluzione. Iniziamo a vedere questa sera una soluzione di continuità nella mia e nella tua vita. Iniziamo forse a capire che tutte le mie strategie, la mia ideologia, il mio cercare di essere sempre il primo e di risolvere i miei problemi, nonostante io sia una persona onesta e non faccia del male a nessuno, nei parametri di Dio non significano assolutamente niente. Che cosa significa cercare Dio? Significa non semplicemente ripetere un'orazione a memoria, andare al culto la domenica o fare un'offerta o aiutare qualcuno facendoci sentire così bene. Cercare Dio significa gridare come Giobbe, oh se solo sapessi dov'è. Cercare Dio significa come il salmista che dice, oh la mia anima ti brama come la cerva anela l'acqua.
Questo significa cercare Dio. È differente chiedere dal cercare, non basta chiedere, bisogna veramente cercare, e Gesù ci incoraggia a farlo. Chiedete e troverete, perché bussate e vi sarà aperto, cercate e troverete. Ci vuole un moto al luogo, ci dobbiamo muovere, non dobbiamo rientrare nelle nostre liturgie, nelle nostre strategie, nelle nostre convenzioni sociali. Questa sera il Signore ti dice: esci da tutti questi schemi che non ti hanno portato assolutamente a niente. E se sei un credente che dice che sta cercando Dio, allora continua così. Perché se tu dici che stai cercando Dio, lo sai perché lo dici? Perché Dio ha cercato prima te. Perché Dio ti ha amato ancora prima che tu lo amassi. Ed è questo il punto. Mentre l'uomo ha smesso di capire Dio, Dio ha continuato a capire l'uomo. Mentre l'uomo si è allontanato da Dio, Dio ha continuato nei secoli e nelle ere a rincorrere l'uomo. E oggi, in questo nuovo anno, abbiamo la bontà di dire, ma non con una intelligenza secolare ed umana, ma qualcosa che non piace al mondo, qualcosa che sconvolge il mondo, qualcosa che irretisce il mondo. L'uomo carnale non capisce questi discorsi, ci prende in giro, pensa che siamo morbosi nel dire queste cose. Allontanano il pensiero della morte. La morte è un problema, ma è stata risolta da Gesù. O morte, dov'è il tuo dardo? Non mi fai più male. Io so che se muoio in Cristo vivrò per sempre. Ma chi ha l'intelligenza ottenebrata, chi non è in comunione con Dio, rimanda questo pensiero. Cerca di riempirlo con mille cose. Riempie la sua vita con tante cose. E poi, ad un certo punto, quando sarà fatto time out, tempo scaduto, scendi dalla giostra, il giro è finito, forse non sarai più in tempo di considerare tutte le occasioni che tu hai avuto. Un'occasione. Ad un certo punto Dio ha cercato Naaman, ma non perché era un guerriero, non perché era intelligente, non perché era stimato, non perché era importante. Lo ha cercato per qualcosa che rientra soltanto nell'amore e nella grazia di Dio. Ha creato una condizione inaspettata, qualcosa che nessuno si aspettava. Al di là delle strategie politiche, militari o sociali, una ragazzina ha detto: forse c'è una soluzione. Il Signore sta creando una condizione inaspettata anche nella tua vita. Probabilmente sei qui questa sera, probabilmente stai ascoltando questo messaggio, perché dopo una serie di tentativi ripetuti senza nessun buon risultato, ad un certo punto, come quei servi dissero: padre mio, e fallo, senza giri di parole, ti stiamo dicendo: non ti complicare la vita, devi semplicemente ammettere la tua condizione e immergerti nell'amore di Dio. Immergerti, quante volte lui dirà, e poi lascia fare a lui. Ma è troppo facile. Ma perché, ti piacciono le cose difficili? Il Signore, il nostro Dio, è specializzato nei casi difficili. Lascia che sia lui a occuparsene. Questa è una cosa veramente molto bella. Il giorno in cui io sarò scartato e si rivelerà il vero Antonio, desidero che il Signore possa dire: eri nei guai, eri un lebbroso, eri un impuro, non mi capivi, non mi amavi, stavi lontano da me. Ma a un certo punto è avvenuto un fenomeno inaspettato, incontrollato, qualcosa che tu non avevi previsto. Guardate, è molto probabile che se tu raccontassi la testimonianza della tua conversione, nasce da un evento inaspettato, da un incontro, da una persona imprevista, non da qualcosa che tu avevi costruito. Ma il Signore, che non ha smesso a pensare a te, il Signore che continua a capirti, ad un certo punto nella tua vita crea quell'evento. Così come ci fu quella ragazzina per Naaman, così come ci furono quei servitori che dissero fallo, c'è ancora una possibilità. Il Signore ti sta dicendo: smettila di ragionare con la tua intelligenza carnale, inizia a vedere le cose dal mio punto di vista. Forse non capisci tutto, ma sappi che anche se ti chiederò di fare o di dire delle cose che tu non riesci a comprendere, sono per il tuo bene, perché ti vengono dette dal tuo padre. Ed è un padre che ama, è un padre che ci vuole bene, è un padre che si prende cura di noi. Io, credetemi, non ho altro da dire se non prendere atto che in questo presente secolo essere cristiani
non è facile. Poi ultimamente c'è una forma neanche di ecumenismo, ancora peggio, di sincretismo religioso. Tutte le religioni sono uguali. Non è da Dio. Sono un fondamentalista? No, è la Bibbia che lo dice. Dio è geloso. Dio non fa un mix con tutti. Noi riconosciamo che c'è un Dio che ci ha amato e creato e riconosciamo che ha mandato il suo figlio Gesù sulla terra. Amiamo tutti, vogliamo bene a tutti, siamo dialogici con tutti, ma c'è una sola porta per il cielo. C'è un solo mediatore fra il cielo e la terra, Gesù Cristo uomo, morto e risorto per i miei e per i tuoi peccati, morto e risorto per la mia e la tua lebbra. Sanati, guariti, usciamo dall'acqua esultanti e diciamo: ero malato, ma sono guarito. Non capivo, ma capisco. Prima della mia conversione, quando avevo un'intelligenza secolare, leggevo la Bibbia. Chiedetemi cosa capivo? Niente. Quantomeno sapevo dire che differenza c'era fra il Deuteronomio e l'Esodo. Potevo avere una conoscenza storica, culturale, geografica, nozionistica, ma non riuscivo a vedere tra le righe l'amore di Dio. Nel momento esatto in cui lo Spirito di Dio entrò dentro di me, nel momento esatto in cui io mi convertì e accettai il Signore Gesù Cristo e mi immersi nel suo amore come Naaman in quelle acque, mi rialzai e riaprii la Bibbia. Non so perché, mi venne d'istinto e mi dovete credere, capivo esattamente quello che stavo leggendo. Non avevo frequentato scuole bibliche, non mi ero formato da nessuna parte, ma l'intelligenza carnale era stata convertita nell'intelligenza iniziale, alla Genesi. L'uomo camminava con Dio, dialogava con Lui, si capivano. È questo che noi dobbiamo bramare, capire Dio nel limite di ciò che Lui ci consente, capire la Sua volontà per noi. Adeguiamoci alla Sua volontà, riconosciamo la nostra condizione. Non c'è un giusto, neanche un giusto. Se sei un credente, questa potrebbe essere un'occasione per dire: ok, Signore, fammi un po' considerare se ho iniziato a gestire la mia vita senza di te. Se ho iniziato a non coinvolgerti più come facevo agli inizi. Questa sera forse il Signore mi offre un'occasione. Mi manda quella bambina che mi dice: c'è una possibilità, c'è un Dio che si vuole prendere cura di te. Lascia perdere tutti i tuoi progetti, se sono buoni, se vengono da Dio, si attueranno. Ma cerca prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose ti saranno date in più. Grazie Signore, perché ero impuro, ma tu mi hai purificato. Ero separato, ma tu mi hai riunito. Non capivo niente. Adesso, un po' alla volta, con il tuo Spirito Santo, capisco un po' di più e riconosco la strada che mi porterà in cielo. È l'unica via per avere una vita buona qui sulla terra e perfetta lassù nel cielo, è Gesù, il Figlio di Dio, colui che ha preso la mia e la tua lebbra, l'ha fatta sua e ci ha dato guarigione. Affrontiamo questa settimana con questo pensiero nel cuore. Consideriamo quello che eravamo e quello che siamo. E se ancora è un'intelligenza umana, conservala perché ti può servire fare di calcolo. Ma chiedi a Dio di avere un'intelligenza spirituale che ti faccia comprendere le cose che vengono dall'alto e non dal basso.